L'ape musicale, vagabondando tra le sette note. Un cordiale saluto da Carla Di Lena. L'ape musicale ricorda oggi il pianista Sergio Fiorentino, di cui ricorre il 90° della nascita. Era nato il 22 dicembre 1927, anche se, come accadeva all'epoca, la registrazione ufficiale era stata fatta il 1 gennaio dell'anno successivo. Poco più di 70 anni, la parabola della sua vita. Nell'agosto 1998 morì improvvisamente nella sua casa di Napoli. Per uno straordinario e autentico effetto mediatico, l'interesse verso il pianismo di Sergio Fiorentino è stato un fenomeno piuttosto anomalo, così come anomala è stata la sua biografia artistica, che qui riassumiamo brevemente per coloro che ancora non la conoscessero. Il pianista che visse due volte intitolò Piano Quarterly, una delle più prestigiose riviste internazionali. La prima volta, quando appena ventenne, ottenne traguardi importanti in concorsi pianistici internazionali, vincendo tra l'altro il secondo premio al concorso di Ginevra. Da quel momento l'inizio di una carriera internazionale, le tournée in Europa e in America e la crescente maturazione di un pianista con tutte le carte in regola per arrivare ai più alti livelli. La seconda vita, per così dire, quando, in seguito alle conseguenze di un incidente aereo negli anni 50, ridotta alla grande attività a causa di temporanei problemi fisici, dovette aspettare le soglie della pensione per trovare qualcuno che scommettesse di nuovo su di lui come pianista attivo nei grandi circuiti. Dall'Accademia di Santa Cecilia al Festival di Newport negli Stati Uniti, dalle sale di incisione a Berlino alle tournée in Estremo Oriente, dai 60 anni in poi fu un'esplosione nel mondo dei concerti e della discografia. Sul più bello sopraggiunse quello che un tempo si definiva colpo apoplettico e la morte, che davvero potremmo definire prematura. Da quel momento le uscite discografiche delle incisioni degli ultimi anni, pubblicate un po' per volta e il recupero di cospicui documenti sonori del passato, hanno fatto sì che l'interesse per le interpretazioni di Sergio Fiorentino fosse esponenzialmente crescente, grazie anche al nuovo strumento della rete internet che attraverso i forum e i nuovi social ha dato modo di moltiplicare il passaparola. Tutto questo ancora non definisce il pianismo di Sergio Fiorentino, che è stato unico. Che pianista era Sergio Fiorentino? Onnivoro innanzitutto, dotato di immensa facilità e di doti complessive straordinarie. Per questo talvolta equivocato anche da blasonati critici ingiustamente. Chi conosce bene le interpretazioni di Sergio Fiorentino sa che se era dotato di facilità, era tuttavia del tutto estraneo al gusto facile. Rigoroso, nobile, profondo, introspettivo, espressivo ma con sobrietà, Sergio Fiorentino al contempo era dotato di un suono luminoso, mediterraneo, inconfondibile, solare ma con sobrietà, smagliante ma nobile. Questo era Sergio Fiorentino interprete. Il nostro ricordo sulle frequenze di Radio Vaticana ha un significato preciso. Nel 2008, in occasione dei 10 anni dalla scomparsa, chi vi parla realizzò per Radio Vaticana un ciclo di 8 puntate in cui all'ascolto di molte sue interpretazioni si aggiungevano stralci di un'intervista realizzata con il maestro nel 95 e rimasta inedita. Furono poi intervistati gli allievi, la moglie e alcuni pianisti che lo avevano conosciuto. Un quadro complessivo, insomma, che ben al di là delle aspettative interessò un vasto pubblico, anche grazie alla possibilità di podcast informali che continuano ad essere reperibili. Un anno dopo, un ciclo di 4 puntate di ascolti integrali, alcuni dei quali inediti, arricchì la proposta. Successivamente, ancora attraverso Radio Vaticana, abbiamo recensito uscite editoriali e discografiche dedicate al maestro. Quello di oggi è solo un breve ricordo, un segnalibro potremmo dire, da inserire nella cospicua serie di iniziative che l'immediato futuro ci promette. Infatti, tutto il lascito di documenti, fotografie, spartiti, manoscritti, dischi che appartennero al maestro è in fase di sistemazione presso la biblioteca del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Per volere della signora Magda, la vedova del maestro, scomparsa 3 anni fa,
Tutto il lascito è stato affidato a un'istituzione pubblica perché fosse a disposizione di studiosi, musicisti, studenti, appassionati. Il 15 marzo prossimo del 2018 ad Avellino, annunciamo qui in anteprima, sarà il giorno dell'inaugurazione ufficiale. Nell'invitare i nostri ascoltatori a questo appuntamento e comunque a continuare a seguire l'arte straordinaria di Sergio Fiorentino, proponiamo qui un frammento, per ragioni di tempo, della quarta ballata di Chopin eseguita dal vivo in Germania nel 1994. Difficile scegliere un brano rappresentativo, ma a questo siamo particolarmente affezionati. Non è tra le più note delle sue interpretazioni, ma assolutamente meritevole per bellezza di fraseggio e profondità espressiva.
dobbiamo ahimè sfumare l'ascolto musicale per passare ai saluti, non senza aver citato alcune persone importanti nell'impegno a ricordare nel tempo Sergio Fiorentino. Prima di tutto il professor Ernst Lumpe, alla cui iniziativa si deve la cosiddetta seconda vita artistica del maestro e un gran numero di pubblicazioni discografiche postume. Poi la famiglia, ora rappresentata dalla nipote, dottoressa Orietta Vena de Sarno Prignano, che prosegue nel ruolo della signora Magda, moglie del maestro, di custodire la memoria. Poi il maestro Salvatore Orlando, pianista, allievo e amico del maestro, memoria storica di assoluto riferimento. Infine, la direzione del Conservatorio di Avellino e in particolare la bibliotecaria, dottoressa Tiziana Grande, a cui è affidato un compito importante per il futuro, quello di custodire e valorizzare un patrimonio unico di documenti. Per chiudere, un grazie alla redazione dei programmi musicali di Radio Vaticana e in particolare al dottor Marco Di Battista, che nel tempo ha supportato in modo importante la conoscenza della personalità musicale di Sergio Fiorentino attraverso la realizzazione dei programmi a lui dedicati. Da Carla Di Lena, un saluto agli ascoltatori. L'ape musicale di oggi si chiude qui con l'invito a restare su queste frequenze.